Ciao, prima di iniziare con la puntata volevo dirvi che Symposium non è solo un podcast ma è anche un evento live che avviene ogni anno a Torino, nello specifico sarà il 12 giugno alle OGR. Ci saranno tre panel in cui gli ospiti si confronteranno nelle varie tematiche della cyber security. È un evento gratuito, aperto a tutti, vi lascio i link in descrizione per registrarvi e per avere tutte le informazioni che servono. Benvenute e benvenuti alla nuova puntata del podcast Symposium. Oggi abbiamo come ospite Valerio Lupi, CTO di Mentat. Bravo, esatto. Ce l'ho fatta a fare questo video. Ciao, ciao Vale. Vabbè. Grazie mille. Facciamo una premessa. Per noi è un grande onore e piacere averti qui, anche perché tu fai parte di coloro per cui la nostra generazione che è una mezza leggenda, così come Raptor. Beh, e così via. Quindi grazie. Siamo iper contenti. Io sono un povero hacker cinquantenne, no, ormai anziano. Ma figurati, ancora in pompa magna. Prima di partire su quelli che sono gli argomenti che quando qualcuno ti vede subito si triggera, ma anche guardando la maglietta che hai addosso adesso. Beh, Hacking Team. Ne parleremo sempre. Credo che sia la prima volta che una maglietta di Hacking Team finisce in un video. Prima volta non in un video. Che di solito del la gente TG. Si vergogna, me ne sbatte completamente. Grandissimo. Anzi. Ma prima di partire, ti chiederemo se hai piacere di raccontare un pochino della tua storia. Assolutamente, spuccano tutti. Sì, esatto. Nomi e cognomi. Abbiamo un pool di avvocati. Sì, anche delle bocche da sfamare. Chiunque chi ci voglia denunciare prima, esatto. Chiamateci. Il video lo cancelliamo. Sì, lo cancelliamo. Sì, sicuramente affronteremo tematiche come tutto il mondo di rootkit, tutto il mondo dei captatori. Parleremo di quello che è successo da King Team. Sì, quindi sarà una puntata iper esplosiva. Partiamo subito. Abbiamo del lavoro da fare a questi avvocati che non fanno mai niente. Ma sì. Facciamo. Quindi come nasce Valerino? Allora, Valerino in realtà è la mia seconda personalità nella mia storia. Io sono stato prima Xoanon / Xoanino. Perché sono nato come cracker inteso come chi sprotegge giochi, programmi, no? Io ho iniziato nel fine, metà anni 90 a sproteggere giochi, programmi, poi insomma sono diventato credo abbastanza bravino in quel campo lì, stavo in diversi gruppi che c'erano a quei tempi, c'era United Kraken, io stavo in United Kraken Force, sono stato in Quartex, sono stato in X-Force, in Class sono stato anche, sì, Class credo ci siano ancora oggi, che sproteggono i giochi ancora oggi, credo. Vabbè. Quindi primi tempi della scena PC. E lì mi firmavo come Xoanon, poi ho iniziato Xoanino perché a quei tempi vabbè, c'era tipo il DJ Albertino, no? E quindi ci misi Ino. E vabbè, feci una bella carriera in quel campo lì, diventai abbastanza famoso. Poi era ganzo perché il tuo nome circolava sui CD che poi finivano ai tuoi amici, no? I famosi Twilight. Sì. Perché si è perso Twilight? Perché l'hanno ormai arrestati, non... fondamentalmente. Okay. Sì, sono a gabbio. Sì. Queste robe, cioè il tuo nome finiva tra, cioè te trovavi il gioco craccato sul CD che magari andavi a casa del tuo amico, c'era il gioco che era scritto Cracked by Xoanino Class. Mixed by Harry. Esatto, bravo, era una sorta di Mixed by Harry, cioè ovviamente non è difficile oggi spiegarlo perché proprio, cioè si è perso, è vero, ci sono ancora oggi quelli che craccano e sono dei mostri, quelli che craccano protezioni tipo De Nuvo, no? Questi DRM che ci sono ora, che sono una roba mostruosa, cioè per craccare una roba del genere cioè devi prendere veramente le ferie, cioè ci vogliono veramente settimane di lavoro per craccare quella roba, perché poi vabbè, De Nuvo è un SDK, non è una protezione che dici togli il jump qui, no, quella è proprio integrata nel gioco, è un SDK che ti danno, che te integri la protezione proprio dentro al gioco,
e quindi puoi mettere check ovunque, cioè una un roba, po' come una gli anti-cheat che sono, sì, sono delle robe, sono delle robe spaziali. Come ho sempre detto io, la protezione deve essere, non deve basarsi sulla tecnica, perché certo, la tecnica una volta, cioè, ci arrivi poi, no? Il mio sogno è fare una serie di video sulla sicurezza applicata ai giochi, ci arrivi alla, cioè al trick tecnico, no? Poi alla fine ci arrivi a capire cos'è, e no, il cracker, quello che ti spreggia la roba, lo devi prendere per sfinimento, quindi fare una roba che dici che due mi basta, sì, cioè lo vado a comprare il gioco, esatto. Sì, ma capito, cioè non è che l'alzi tecnicamente l'asticella, l'alzi dal punto di vista che proprio una persona la sfinisci, ok, sì, sì, sì. E quindi insomma, e qual era stato il gioco che aveva sfinito di più? Allora, ai tempi miei io ho chiusi la carriera, perché sono sempre stato convinto che devi chiudere la carriera quando sei al top, no. Io ho chiusi la carriera dopo aver craccato il Blim, che è un, era il primo emulatore di PlayStation, okay. Primo emulatore di PlayStation dove funzionava roba egregiamente. Poi ce n'erano anche altri di emulatori di PlayStation, in realtà iniziavano a esserci. Di uno, tra l'altro, diciamo, ho conosciuto benissimo anche gli sviluppatori. Ciao Stefano e ciao come Giovanni, che erano toscani come me. E questo emulatore praticamente era fatto dallo stesso genio che fece Dragon Slayer per Amiga, fece il porting di Dragon Slayer per Amiga, che era un gioco a cartoni animati che c'era in sala giochi. Questo è un genio, un canadese, Randy Linden, che fece il porting per Amiga su 6 dischetti. Fu una roba allucinante per Amiga a quei tempi. E venne fuori sempre questo con diceva: bene, mo faccio un emulatore di PlayStation che spacca il culo ai paperi, tutto fatto in assembler, ottimizzatissimo, a quei tempi era una cosa importante, e però lo farò a pagamento, no? E tutti nella scena dell'emulazione: no, ma come, sei uno stronzo a pagamento, no, sta roba non la puoi fare a pagamento. Poi tra l'altro Sony li fece pure causa, quando se fece, e se che io venia a sapere questa cosa, dissi: bene, te lo fai a pagamento, cioè io ti prometto che appena esce io tempo giugno te lo cacco. No, è possibile, farò una protezione. Cioè effettivamente, cioè, questo c'era due come di macini, cioè era ci si aspettava che facesse una protezione, e infatti fece una protezione, cioè con la chiave su CD, ma, cioè, ma non è che c'era solo il check del CD, fu una delle prime protezioni che usava proprio i dati che stavano su una traccia del CD come chiave di decrittazione di parti di codice. Oggi è una roba, sì, oggi è banale, sì. Però a quei tempi è una roba che non si era ancora vista, no? E sì, che io feci questa cosa e dissi: va bene, te lo fai uscire, io te lo cracco. Sì, che io quando uscì sto coso l'ordino, ti sfondo sto pallone. Esatto, esatto, esatto. E comprai sto CD, mi arrivò a casa, che mi misi lì un pomeriggio, una nottata, già avevo creato hype sul canale IRC di UCF. Oh, ragazzi, sto craccando, sto oh, grandissimo, grandissimo. Gente. Cioè, svariati pacchetti di sigarette dopo, c'ho il portacenere alto così, a quei tempi fumavo. E niente, poi in nottata rilasciai sto crack, ci misi quasi sì, un pomeriggio e mezza nottata rilasciai sto crack che fece ah, cazzo, ho craccato e poi dissi: vabbè, cracco sta versione, poi non ne cracco. Basta. Più però vabbè, diciamo, diventai parecchio famoso a quei tempi, poi piano piano smisi, perché francamente mi ero rotto con il del cracking, perché era un po' una cosa fine a se stessa. Negli ultimi tempi di Xoanino, di Xoanon Xoanino, insomma di quando craccavo, mi è venuto in mente che ho scritto quella che poi diventò a quei tempi il tutorial, perché a quei tempi era molto comune scrivere come oggi si scrivono i, come si chiamano,
i paper sì. sulle vulnerabilità. A quei tempi si scrivevano i tutorial su come si craccava questa protezione o quell'utility o quel gioco, no? Non so se conoscete la... varie zin. Sì, esatto. E mi proposero di scrivere una guida in italiano sul cracking, una roba veramente banale al giorno d'oggi, però per quei tempi era veramente l'unica guida che c'era sul come si... ci si approcciava ai vari tipi di protezione che si trovavano e questa era appunto la Xoanon's Guide to Cracking che fu pubblicata su un e-zin di quei tempi, mi sembra si chiamasse Scream. Ah, poi ci fu anche la collaborazione con Spaghetti Hacker. Ah, con Spaghetti Hacker. Questa cioè... è venuta in mente ora. Praticamente mi sembra nell'edizione originale il secondo capitolo, poi credo nell'edizione nuova, quella con la copertina bianca, credo l'abbiano messo un po' più avanti. Comunque il capitolo quello sulla scena cracking in Italia, dove firmato X, quello sono io, e poi sono nei greetings alla fine, sì, con Stefano Chiccarelli, con Andrea Monti, ciao Stefano. E sì, Stefano Chiccarelli lo salutiamo sì. ad ogni puntata. Esatto, quando vuoi Stefano, se Spaghetti Hacker, cioè che quella è una cosa che comunque ha fatto storia. Almeno ne parliamo. Sì. E credo ci siano tanti, sicuro c'erano Moby. Vabbè, meglio che non ne faccio, magari qualcuno perché... non vuole. Però credo ci siano tanti di quei tempi lì che magari oggi sono diventati, io ho perso un po' contatti con tutti, Stefano a volte l'ho visto, però insomma con tanti ho perso contatti. E no, quella è stata una bella esperienza. E cosa volevo dire? Dopo la cosa di Xoanon Guides to Cracking venne fuori anche la UIC, quella di Cuquero, no? Di Alberto. Sì. Quella di Alberto, quella, cioè, tutte robe venute fuori dopo sta cosa qua. Non ti eri annoiato? Sì. No. Vabbè. È stato tutto parte del sì. tuo background. Che poi sì. E qui parte Valerino. Valerino, praticamente, è l'altra mia personalità. E che quanti anni avevi? Quindi, giusto per ricondurlo un pochino. Blim, boh, sarà stato 94. Okay. 94, 95. Avevi 28 anni. Io sono del 74. 18 anni? No. 20 anni. 20 anni. 20 anni. Giovanissimo. No, nel 94 non avevo 20 anni. Avevo 20 anni nel 94. Nel 94 io avevo 2 anni. Sì, è vero, c'ho ragione. Sì, nel 94 avevo 20 anni. Sì, 94, 95. Dicevo, no, Valerino, la mia seconda personalità in questa mia cosa di personalità multiple, dopo Xoanino, praticamente mi iniziai a interessare, francamente non mi ricordo neanche come, alla scena di Rootkit, forse perché trovai il forum, il famoso forum rootkit.com, no? Che era il forum di riferimento. Quindi, contiamo che... parentesi, cioè questo è un podcast di sicurezza informatica, no? Io ora sto parlando di protezioni di videogiochi e di cose, ma parliamo di quello che ci la realtà è che comunque, cioè, nasce tutto dal come anche i più grandi game designer di oggi, i più grandi sviluppatori di videogiochi, non tutti, però tanti, vengono dalla scena della demo scene, che erano le demo, non so se conoscete la demo scene, erano quelli che facevano gli effetti grafici, okay, questi programmi di effetti grafici in real time, no, che facevano su Amiga, su PC, su Commodore 64, okay. No? E la demo scene, anche quella viene dalla pirateria. Tutto viene dalla pirateria nella storia dell'informatica. Assolutamente. Tutto, tutto viene dalla pirateria. Quindi, diciamo, tornando a questo rootkit.com,
Orticrypto.com era un forum dove a quei tempi ovviamente c'era soltanto Windows come computer consumer, come sistema operativo consumer, quindi vabbè, cioè, ovviamente c'era Linux, non c'era Android, non c'era iOS, Apple credo c'era manco SX, c'era OS 9, ma insomma erano robe diciamo di nicchia. Consumer c'era Windows, no? Che stava nell'ufficio e stava a casa che giocavi appunto a Monkey Island, ai giochi in VGA, no? Poi c'erano quelli che c'erano le console, c'erano il Super Nintendo, il Mega Drive, queste cose qua. E era un forum concentrato sulla programmazione a basso livello per Windows. Io a quei tempi lavoravo per un'azienda di Pisa che non c'entrava niente con la security e facevamo dei middleware per il file transfer sicuro, venivano utilizzati da banche, aziende, ma insomma roba che non c'entrava assolutamente niente, però lì mi feci le ossa come sviluppatore, sviluppavo in C, poi mi ero avvicinato alla roba low level, feci un file system virtuale per Windows, insomma mi incominciavo a interessare, forse probabilmente cercando qualcosa per lavoro riguardo alle robe kernel mod per Windows, che a quei tempi non si sapeva assolutamente niente di sta roba, cioè trovavi a volte degli scan fatti malissimo mi sembra c'era un libro su NTFS che era il file system di Windows dove c'erano tutte le strutture, ma insomma era roba veramente di nicchia a quei tempi, nessuno ne parlava. Probabilmente cercando roba per lavoro capitai molto probabile su questo forum qua e cazzo ganzo queste cose qua, e proprio in quel periodo conobbi Aurelio, no, che è il... Sì. Diremo il cognome Aurelio, poi la gente... Sì, esatto, ciao, mettete voi il... Conobbi Aurelio e... Non ci denunciare Aurelio. No, ma figurati Aurelio, no. Vabbè, poi basta non dire il cognome, Aurelio, ce ne sono tanti di Aurelio. Sì, quando sono di secondo livello, sì, Valerino. Che sono diventato Valerino, esatto. Sì, che appunto mi ero iniziato a interessare a questo, perché appunto mi ero un po' rotto i coglioni di fare il cracker, insomma di fare, perché alla fine, cioè, proteggere un gioco, sì, diciamo ti dà soddisfazione, però cioè non crei niente. Noi in UCF facevamo anche i nostri tool, facevamo abbiamo fatto i primi packer per i formati, per il formato di file di Windows, per il formato PE, facevamo un packer per i vari altri packer che c'erano in giro, facevamo delle patch per il Softice, che era il debugger che utilizzavamo a quei tempi, che ci permetteva di mettere breakpoint a quei tempi non c'era IDA, o perlomeno c'erano delle forse IDA è venuto poi dopo la versione DOS, un po' dopo, però era roba che non veniva utilizzata. A quei tempi c'era il debugger che proprio frizzavi la macchina come le cartucce del Commodore 64, un amico. Frizzavi la macchina, mettevi breakpoint, poi cioè vedevi proprio il codice, un debugger. Un debugger. Un debugger, però che ti il Softice era una cosa ganzissima, era quella che oggi potremmo chiamare la cosa più vicina a quello che era il Softice, era un hypervisor. È un hypervisor di quei tempi che faceva il debugger. Praticamente te premevi Ctrl D, ti appariva ti frizzava la macchina, ti appariva la finestra del debugger, poi facevi cose, dampavi, no? Quindi tu hai messo poi insieme, cioè, la mia passione è sempre stata programmare, lo sviluppo, sì. Tu sei uno sviluppatore, sì. Perché è più creativo come lavoro, un po' più, sì, esatto. Perché craccare, appunto, stavo dicendo, cioè sì, ti porta, magari ti può portare fama, che poi vabbè, fama oggi mi avrebbe portato fama se tornasse. Oggi sì, ma a quei tempi era fama tra i 3-4 scappati di casa che conoscevi, cioè non è che ti portava, no? Oggi per dire, no, là che era anche una persona figa, no? A quei tempi, cioè, eri proprio uno scarto alla società. Però adesso con il business che c'è dietro il gaming, probabilmente oggi ero non ultra... solo fama, ma anche qualche denuncia magari.
Adesso sì, magari sì, oggi c'è un po' più di cattiveria. Sì, oggi sì. Ma erano proprio altri tempi. Certo. Non ci si mette, ma poi, poi eravamo ragazzi, cioè sì. Ora sono un uomo di 50 anni, a quei tempi ero un ragazzino di 20 anni, cioè nel cervello c'avevo... Altre cose, eravamo con Raptor, io le core, quelle robe lì non le ho mai fatte, ma non perché le reputavo cose da, come disse Raptor, da Lamer, semplicemente perché non ne provavo interesse, proprio sì. a me piaceva proprio fare le cose, capire come... sì, un po' il hacker, ecco. Sì. E poi ovviamente questa cosa, sì, craccare mi è servito per imparare a programmare, perché secondo me, comunque è opinione comune, che sapendo come funziona un computer a basso livello, te poi, cioè, che sopra ci sia Windows, che ci sia Android, che ci sia il Commodore 64, che ci sia quello che ti pare, fondamentalmente a basso livello funzionano tutti nello stesso modo, magari si chiamano in maniera diversa le cose, però fondamentalmente siamo lì, e questo mi ha dato molto, come sia dal lato dello sviluppo vero e proprio. Io sono stato tra credo in Italia il primo a fare certe cose con i malware soltanto in kernel. Noi ai tempi d'oro con Aurelio avevo fatto un malware, a quei tempi non si chiamavano così, ma oggi li chiamano malware, li chiamano malware. Ho fatto tipo un affare con 7-8 driver kernel mod che si parlavano tra loro, era una roba fantascientifica per quei tempi, quando cose tipo quello di Hacking Team non era in kernel mod, era in user mod. Io all'user mod ci sono passato dopo, perché le varie restrizioni di sicurezza che hanno introdotto dopo Windows XP 64 bit, dovevi avere il driver firmato, insomma c'era... Partendo proprio da questo, che il tuo lavoro, cioè tu alla fine, poi adesso, oltre alla fama su tutto il mondo del gaming, cioè la fama perlomeno per quelli che sono... No, del gaming no, sì, del cracking, perdonami. Sì. Cioè, io più applicazioni che giochi craccavo, in realtà però qualche gioco l'ho craccato, sì. Sei stato famoso per tutto il mondo della scrittura dei malware, sì. Quindi in che cosa consisteva? Perché poi tu hai aziende diverse, fasi della vita diverse, fasi dell'informatica diverse. La prima fase, cosa facevate, di quello che si può dire ovviamente? Cosa facevamo? Praticamente io quando conobbi Aurelio, che appunto io come ho detto lavoravo per una società... a Pisa, io facevo l'università, facevo biologia, non l'ho finita. Trovai sto lavoro a Pisa in un'azienda informatica dove facevamo appunto cose, non c'entravano niente con la sicurezza. Mi fece un po' le ossa a programmare in C, anche perché a quei tempi non c'erano tutti questi linguaggi moderni, no? A quei tempi c'era il C, c'era il C, e poi per quelli facevano proprio roba da ufficio c'era già il Visual Basic, però diciamo un programmatore degno programmava in C, in C++, insomma quelle cose lì. E conobbi Aurelio, lo conobbi al CPA a Firenze, al primo Hack Meeting, che fu al CPA a Firenze, credo fosse lo conobbi live, perché poi ci si conosceva già su IRC. Sì. E lui mi disse che lui lavorava per un'azienda, poi si può tagliare, giusto? Si può tagliare, mi pare, può anche dirlo, quello bipiano. Lui praticamente lavorava per... Che fu la prima azienda di Vincenzetti. Poi mi chiedono 20 volte che cosa ha detto. È già con la tua puntata. Sì, ma non... Però... E vabbè, e... parallelamente, diciamo, aveva iniziato a collaborare anche con i nostri amici. Certo. Anche questo va bippato. No? Così con loro. Praticamente, no? Sì. E iniziava a esserci l'esigenza di fare degli strumenti più intrusivi, perché la gente cominciava a utilizzare il computer, scriveva, a quei tempi non c'erano le chat, però c'era l'email, c'era... Per la funzione dell'intercettazione, sì, cioè sì, in mano c'era IRC, c'era Mirk su Windows, sì. C'era...
tutti praticamente usavano Mirk. Poi ripeto, c'era solo Windows a quei tempi. Certo. Il focus era su tutto il mondo Windows. Assolutamente. Windows 95 ancora a quei tempi, 95-98. Poi sì. In realtà Windows c'è state 2000 edizioni, c'è stato, però c'è la Windows 9X che sarebbero 95-98 e Millennium, che questo è un sistema operativo a 16 bit in real mode, che poi switchava in protected mode, ma era totalmente diverso come architettura da Windows NT, che è quello che è venuto dopo. E il Windows 11 di oggi in realtà è ancora Windows NT 4 come base, perché il kernel è cambiato veramente poco, cioè sopra c'è stato, sì, è stato, cioè, è stato fatto tutto un ecosistema, però alla fine, e non c'entra niente, cioè la serie NT di Windows non c'entra niente con Windows 95. Infatti a quei tempi c'era la cosa, no? Windows crash, Windows 95 crash, Windows NT, a meno che tu non lo faccia crashare te, tipo facevi un driver in kernel mode, il problema di fare driver in kernel mode era quello di che se moriva il driver, se c'era un bug nel driver, no, ti crashava tutta la macchina. Sì. E quello era il cosa vi chiedevano, cioè qual era la richiesta principale? All'inizio il keylogging, ovviamente. Keylogging all'inizio, su Windows. All'inizio il keylogging, e a quei tempi praticamente, cioè, te facevi il... Ma ti arrivavano informazioni su come andava poi, cioè se l'indagine, sì, portava qualcosa, se non, so se, non so se si può dire poi, ma quello che, quello che avevamo dubbio, so, lo tagliamo, lo no a quei tempi noi quando lavoravamo, perché con T4i T4i è la prima realtà che viene fondata, sì, che fa quella roba, sì, che fa malware, sì, cioè, sì. Trojan di stato, vabbè, Trojan, sì, oddio, sì, keylogger, sì, o sì, Trojan di stato, sì, sì. Beh, sì, vabbè, cioè, poi ogni volta c'è un imbarazzo, no, in giro, ma una roba normale, no, è una, beh, alla tu fine... non hai mai avuto imbarazzo tu, no, ma alla fine è uno strumento manuale, allora è uno strumento di investigazione, no, cioè, sì, poi, cioè, ovviamente ognuno lo usa come... A me fa particolarmente incazzare il paragone con l'arma, però poi la affrontiamo, sì, allora. Allora, no, non volevo interrompere. No, allora, effettivamente sì, effettivamente sono delle armi. Però, cioè, sì, io voglio dire, cioè, vedo anche un po' di differenza tra la pistola e un qualcosa che ti permette di intercettare una comunicazione. Però, allora, sì, dipende da come lo usi. Questo è vero, va regolamentato, ma a volte senti del... Poi c'è tutto un... poi bisogna dividere, captatori sono una cosa... C'è, certo, tutto un problema ideologico, no? Perché, certo, poi quando entra l'ideologia di mezzo, ovviamente, cioè, ti scontri contro un muro che non... È inutile anche parlare, cioè non c'è comunicazione. È indubbio che ci sia un problema di violazione della privacy in alcuni casi. Dal mio punto di vista, quando una persona è indagata non deve avere privacy, perché una è l'antitesi dell'altra. Chiaro. Quindi, certo, se te, certo, indaghi su una persona, la persona ha privacy, non ce la deve avere. Stiamo parlando di intercettazioni in mano a uno, sì, stato non autoritario, no, cioè uno stato democratico, diciamo. Certo, certo. E poi voglio dire, cioè, come viene utilizzato, cioè, non è un problema dell'azienda. Dell'azienda, che lo produce. Anticipando un punto, sì, ma allora, ci arriviamo. Sì. Se no, piuttosto torniamo dopo a T4i, sì, perché sì, tu stai anticipando il problema di Hacking Team. Sì, che noi non ce l'abbiamo mai avuto. Però voi eravate piccolini come realtà. Ma come sei entrato ad Hacking Team? Partiamo da... No, okay, qua ti stiamo Hacking Team, dopo sono stato... allora, praticamente... Ah, finiamo il capitolo T4i. Beh, T4i è stata la prima azienda che ha fatto cose a un certo livello. E nel mentre io lavoravo in Hacking Team, contate che a quei tempi non c'è... Il problema di fare oggi... quelle cose è che te oggi vabbè, oggi c'è di mezzo anche il campo delle vulnerabilità, qui sto parlando di sviluppo, sì, le vulnerabilità, l'exploiting c'entra poco con lo sviluppo e molto col cracking, sì. Infatti, per dire, io quando le poche volte che ho fatto, che io in realtà ho fatto poche volte ricerca di vulnerabilità, con scarso successo tra l'altro, però in quello mi ha aiutato molto il cracking, perché alla fine la ricerca di, cioè, se voi pensate, no,
anche al come si dice, al come te sfrutti una vulnerabilità, no? Che te praticamente sfori un buffer, vai a sovrascrivere un puntatore di un oggetto che poi ti permette di eseguire del codice. Quello è cracking praticamente, no? Te poi ti scrivo lo shell code, cos'è? Lo shell code è in assembler, quello che ti vai a eseguire, quello è quello che ti impari craccando, cioè i registri, come si utilizza, come si costruisce lo stack, no? Per dire, per fare il ROP, no? Il paradigma è quello. Certo. Per fare il ROP ti devi mettere sullo stack tutti i tuoi indirizzi, quindi devi sapere come funziona la CPU, certo. Cosa succede quando c'è il RET, no? Ti viene preso dallo stack. E quella cosa lì, quello che fanno oggi chi fa ricerca di vulnerabilità è cracking a un livello pazzesco, perché cioè, ci vogliono delle skill. Io ora francamente non ce la farei proprio mentalmente, cioè io l'ultima volta che ho avuto a che fare con quelle cose è stato feci una ricerca agli ultimi tempi di Hacking Team, poi in realtà ci ho provato anche qualche anno fa con l'azienda per cui lavoravo prima a fare ricerca in questo senso, ma non era il caso. Però vabbè, con Hacking Team feci ricerca su una cercavo delle vulnerabilità nel baseband di Samsung, okay. Però ecco, con poco successo trovai qualcosina, poi la stessa cosa venne trovata da un tizio che poi la portò al Pont One, venne bruciata, io mi ruppi i coglioni, dissi basta. Vabbè, poi vabbè, qui ci sarebbe tutta la cosa, l'aspetto all'equalizzazione del Pont One, teste che non c'entrano niente con però fanno girare una marea di quattrini, e comunque chi fa quelle cose lì, ripeto, massimo rispetto, perché ci vuole una pazienza e delle skill tecniche non necessarie, ma con lo sviluppo non c'entra niente. Infatti chi di solito chi fa quella roba lì scrive codice come un cane a caso, soltanto funzionale a fare quella cosa lì. Perché la cosa brutta della vulnerabilità, e la cosa che anche a me mi ha fatto proprio odiare quel mondo lì, è che te fai qualcosa dura quanto, io dico a Livorno si dice dura quanto un gatto sull'Aurelia. Certo. Cioè che te ci perdi un sacco di tempo, un sacco di risorse, ci fai le nottate e poi domani viene usato su un bersaglio bruciato. Sì, esatto, certo. E devi ricominciare da capo. E lavorare con questo stress continuo, perché poi il successo di sta roba non dipende da te, da te e basta. Che te ne dicano i manager, cioè quelli che stanno sopra di te in questa società, dipende da te, c'hai uno stress enorme, è anche per questo che vengono pagate tanto le persone. Venivano pagate tanto ai miei tempi, figurati ora, lo sappiamo, no? Sì, quanti soldi girano. Certo. Girano nel mondo della ricerca di buona vita. Esatto. Forse tra quelli che paga di più nel mondo dell'informatica ora. No, è quello che paga, di più. Sì, ma non solo nel mondo dell'informatica, cioè della gente che guadagna delle cifre che non sono normali. No. Non sono normali e sono indice di una bolla. Cioè, bolla. Io lo chiamo sempre è un ambiente drogato, non nel senso della droga, ma proprio drogato nel senso che è iperpompato. Cioè, non è sostenibile. Però invece voi eravate ai tempi eravate degli artigiani, cioè esatto, eravate infatti, pochi, infatti e facevate voi le installazioni. Assolutamente. Io mi definivo un povero artigiano del malware. casa mia la chiamavo la bottega del malware, la bottega del malware toscano DOP. Sì, una volta l'abbiamo vista anche su Google. C'è un'immagine della Ferilli che cerca di vendere dei malware nella bottega. Sì, la bottega del malware toscano DOP. Voi eravate partiti così ed eravate quindi quelli che non erano ancora arrivati a far ampliare questo business. Lavori magari di qualità, ma eravamo tre scappati di casa. Mi dicevano bisogna restare altamente skillati. Che facevano sto mestiere collaborando con le forze dell'ordine, sono loro i clienti. Collaborando con le forze dell'ordine, iniziando dai tempi di Windows 95-98, poi ci si spostò. Ovviamente abbiamo seguito il flusso. Come si chiama?
l'evoluzione. L'evoluzione dei sistemi operativi. Poi siamo passati a Windows NT, Windows 2000, poi Linux, poi cominciò macOS, e poi c'erano i telefonini Symbian. Abbiamo fatto programmare su Symbian, una cosa spettacolare. Sì, sì. C'era una roba che si chiamava il Cleanup Stack, che praticamente dovevi in un linguaggio di programmazione di alto livello, no? Ti fa la funzione, cioè poi fai return, no? E ovviamente sotto, no, cioè ti viene poppato indirizzi dallo stack, no, e viene ripristinato il flusso di esecuzione della funzione precedente. Sta cosa nel C di Symbian, per motivi che non ricordo, ma credo derivati dal sistema da cui Symbian derivava, che mi sembra fosse un Palm OS, roba fatta nel nord Europa anni prima, c'era un pezzo di codice C che dovevi scrivere alla fine della funzione che ti faceva il rewind dello stack. Okay. Era una cosa veramente allucinante. Sì, poi nelle prime versioni di Symbian, poi forse mi sembra dopo lo tolsero. Comunque noi facevamo rootkit anche per i primi Symbian. Per i primi telefoni. Per i primi Symbian, quelli Symbian S60, sì, cos'era, sì. Quelle cose lì. Poi mi ricordo una volta ci portarono un telefonino che era un LG di quelli a conchiglietta. Ah, sì, sì. Certo. Di quelli a conchiglietta che pare che fosse degli israeliani, certo. Ah, ok. Sta cosa. Un telefono per tutta sì, no, ci dissero: fa sto coso qua, dice che lo metti sul tavolo, sembra spento, però registra, l'audio. Ci dice, sti c***i, fa no, lo dovete rifatelo uguale. Ma è che io mi misi lì e accroccai una cosa e feci, tra l'altro questo fu uno, mi disse Aurelio che fu uno dei prodotti più venduti di TE4i, lo rifeci su Windows Mobile, sta cosa qua. Ah, tanta roba. Mi feci su Windows Mobile, feci praticamente un Windows Mobile di quei tempi, sì, chiaro, no, che non era quello Bada, che poi c'era quello dopo con le mattonelline, okay. Derivato da Windows 8, no, Windows Mobile a quei tempi. Era quello Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, c'era anche il pennino. Sì, sì, sì. Ma che era come... impossibile ogni volta utilizzarlo. Sì, praticamente avevo fatto, mi sembra, un hook allo shutdown, che praticamente facevo spegnere lo schermo, spegnere tutti i sensori, lasciava solo il registratore, no? E praticamente qual era l'utilizzo? Era, diciamo, in riunioni di un certo livello, no? ti veniva chiesto di spegnere il telefono, spegnevi il telefono, lo mettevi lì, e io quando spegnevi il telefono facevo entrare in gioco sto hook, e che praticamente mi pompava il volume del microfono al massimo, spegneva tutti i sensori, spegneva lo schermo, il telefono sembrava spento. E questo Ma e l'installazione come avveniva? Perché ce lo raccontavamo prima, però era. Allora, a quei tempi l'installazione a mano. Sempre, okay. Sempre ma a mano. Il PC ve lo portavano, andavate voi? Ci portavano, c'era chi ci portava il PC, come ti avevo detto prima, no? Che diciamo c'erano questi, diciamo, amici delle guardie, chiamiamoli amici delle guardie, che riuscivano ad avere in mano questo PC. E te lo davano, poi casualmente il giorno dopo il tizio ritrovava il PC. Ah, cazzo, ho trovato, guarda dove l'avevo messo. sì, e poi era farcito. Farcito. Sì, sì, a quei tempi PC c'era farcito. Quelle cose lì. E come vi dicevo, a quei tempi rootkit, tornando a rootkit.com, sì. No? Rootkit.com era diventato, non essendoci a quei tempi la cosa dei il mestiere di security researcher, a quei tempi non esisteva, cioè veramente, okay. Proprio non c'era, non esisteva, e quindi non avevi questa cosa che innanzitutto non avevi la comunità contro, no, che non aspettavano altro che sputtanare l'azienda che faceva quelle cose. Semplice... Dici, c'è stato poi quel problema di comunità contro? Sì, assolutamente. Cioè tu l'hai, sì, vissuto? Me ne sono sempre sbattuto i coglioni, perché a me francamente, cioè, io guadagniamo un sacco di soldi, mi fregavo un c***o, potevi dire quello che ti pare, non ti è mai toccato. Ma no. Tu sei tra quelli che veniva attaccato di meno?
Ma io... Proprio per questo, cioè noi quando eravamo più schelli... Ma perché me ne sono sempre sbattuto? Chi faceva questo mestiere e si nascondeva o voleva far finta... Invece dicevi Valerino, sì, scrive malware. E sti cioè nel senso nessuno riusciva ad attaccarsi per a qualcosa. No, ma io l'ho sempre detto, cioè, ovviamente, cioè, pagavano tanto, perché devo dire no. Poi comunque ripeto. Perché la gente diceva Hacking Team, diceva questo, affrontiamo questo tema perché la gente dicevano Hacking Team a quei tempi erano alcuni avevano anche lavorato a Hacking Team o avevano provato a lavorare con Hacking Team e sono stati rimbalzati. Questo tante volte non si dice. Sì, no, assolutamente. Perché Hacking Team cioè, facciamo un saltino. Però fammi chiudere la parentesi, certo. Su rootkit.com, che sta cosa è ganza. Non Vai. Essendoci la cosa che ci avevi researcher alle calcagna che non aspettavano altro, no? Io praticamente usavo rootkit.com come test bed per le routine che poi mettevo dentro il rootkit. No, è vero. Grandissimo. Bellissimo. Grandissima questa cosa. Infatti, cioè, è tipo quella cosa che mi inventai, che poi vabbè, è stata utilizzata. Alla fine ho letto un articolo su Frack che parlava di sta cosa, che però non funzionava, e la rifeci a modo mio e funzionava l'esecuzione di codice per passare da kernel a user mode, che a quei tempi era una roba fantascientifica. Quindi te in kernel mode, sì, creavi un thread user mode dentro un processo e eseguivi codice. C'è gente che prova a farlo in maniere ma folli. Io mi ero accorto, grazie anche a questo articolo di Frack, che c'era proprio una cosa dentro il sistema operativo che ti permetteva di fare una cosa simile. Io rimaneggiavo un po' feci questa cosa, e poi questa tecnica l'hanno utilizzata anche in Double Pulsar, per dire, in quello dell'NSA. Tra l'altro, sono citato in una cosa del genere in un articolo del blog di Microsoft di qualche anno fa, che ogni tanto poi riesce fuori, perché comunque le APC sono una feature del sistema operativo. E tipo questa cosa qua la provai per bene su rootkit.com, scrissi l'articolo, poi mi dissero scrissi il blog post, poi mi dissero ma c'è un bug qui, è vero, il sistema quando funzionava bene lo mettevo dentro. Sì, cioè le persone collaboravano con era te era community driven. Community driven. Sono stato un antesignano di GitHub del malware. Sì, stessa cosa anche la libreria di socket kernel mode che feci, no? Che poi c'è un tizio che ci fece un bot per IRC in kernel mode usando la libreria mia. Sì, ci sono gli articoli da qualche parte. Anche quella testata su rootkit.com e poi... Perché tanto non c'era la paura che si bruciasse? No, perché no. Perché sviluppo, non era come adesso che hai paura di parlare di una mezza ricerca che fai. No. Sì. Ma infatti il problema grosso... Adesso varrebbe... un fracco di soldi, una roba del genere, però no, vabbè, oggi non c'è più bisogno di quella roba, non c'è più bisogno di quella roba lì. A quei tempi, stavo dicendo, il problema grosso è lavorare per quelle aziende lì, Hacking Team, insomma, tutte queste, cioè, oggi cose, ora non c'è quasi più NSO, però insomma, queste aziende qui, è che ti segano la carriera. Infatti, io quello che vorrei consigliare ai giovanotti. Dai, messaggio alle È vero che ti danno tanti soldi comparati al lavoro normale nella security, perché qui stiamo parlando di tutto quello che di security, comunque vabbè, bene così. È vero che ti danno tanti soldi comparato alla security, parentesi, alcune ti danno tanti soldi, quelle serie, e poi ci sono quelle che ti vogliono dare le briciole, ma di questo ve ne accorgete quando nelle pic su LinkedIn vedete la gente... Sì. Quella è una red flag enorme per entrare in qualsiasi società. Dovete andare nella società dove c'è la gente vestita come me, con barba, capelloni, orecchini. Quelle sono società serie, dove non è ancora entrato, diciamo, il germe del business. Perché le vere corporate non sono adatte a fare questo lavoro. No? No, assolutamente. Non ci sono adesso, dici? Corporate, no,
no. Quelle che ci sono falliscono miseramente, perché non devi essere snello per fare queste cose. Troppo veloce. Devi fare, cioè, che ne so, trovi la, trovi un qualcosa oggi, cioè noi ai tempi, no? Cioè, io trovavo delle, delle robe, provavo se funzionava, tac tac, domani veniva installato. Ok, cioè. No. Oggi devi testare quello e poi il cliente, poi devi fare la demo e poi, cioè, ma ci sono delle cose allucinanti, cioè la demo di ste robe, di un malware. Sì. Sì, sì, il collaudo. Il collaudo. Sì. Perché viene, viene trattato come un software vero e proprio, ma non è un software vero e proprio, no? Fare il collaudo di sta roba è semplicemente prendere per il culo il cliente. Perché io sì, perché tu non puoi farlo il collaudo realmente. No, nel senso, nel senso, più che altro il cliente come fa a sapere? Nel senso, magari lo fai, no? Però funziona oggi, poi il cliente lo usa domani e domani non funziona più. Certo, certo. Quindi, insomma, ecco, quello che volevo dire comunque era di, è vero che pagano tanti soldi chi fa questo mestiere qua, però poi ti bruci la carriera, quindi state molto attenti a sta cosa, ma te la bruci perché non puoi pubblicare niente di quello che fai. A me questa cosa mi andava veramente al culo, questa roba mi andava veramente al culo, è una roba che non ho mai sopportato. Cioè, volevo essere famoso anch'io. Cioè, volevi condividere... Sì, ma volevo anche essere famoso. Sì, sì, sì. Come magari, no, ero riuscito a fare qualcosa col cracking dei giochi, con rootkit.com, no? Magari ci sono tante cose che non ho pubblicato ai tempi, che magari... E magari mi potevano anche servire lavorativamente per... Certo, crescere. Per crescere lavorativamente non l'ho mai potuto fare, è una cosa che mi è veramente andata al culo. Quindi sì, è vero, ti danno tanti soldi, però poi le paghi, non hai più visibilità. Non, cioè, hai più visibilità, certo. Poi la cosa importante è che poi, se vuoi trovare un altro lavoro, cioè fai come me, che si è rotto i coglioni di quella roba e mi sono voluto trovare un lavoro normale, fortunatamente io avevo conoscenze nell'ambito che magari dicevano: ah, guarda, questo è bravo, questo ci capisce, sa fare qualcosa. Se non sei conosciuto e non sei nessuno, perché ci sono tanti ragazzi che lavorano in questo tipo di aziende, che veramente sono dei mostri tecnicamente, ma non li conosce nessuno. Certo. Cioè, te su LinkedIn, cosa ci, o su LinkedIn, cosa ci vuole qualcuno che ti conosce per darti un lavoro, vero, pagato, se no rimani sempre all'interno è di un, quel... È un'arma veramente a doppio taglio, quindi occhio ai guadagni tanti soldi, ma poi insomma lo paghi in altra maniera, ecco. Grazie, perché questo è un punto di vista che non si vede mai, la prima volta che lo si sente. Ma perché voi siete, credo che questa sia l'unica intervista, auro, che faceva questo lavoro qua. Sì, esatto. E di solito voi siete più abituati a avere a che fare con persone che fanno offensive, ma dal lato, tra virgolette, buono. Penetration, no? Tester. Sì, esatto. Certo, cioè, quindi persone con le stesse competenze, ma che utilizzano queste competenze a servizio della difesa, a servizio delle aziende. No, quello fa il bug bounty. Certo. Sì, no, riporta al coso e tutto, bug bounty. E qui poi si può aprire una parentesi, che ci sono quelli, ovviamente, dall'altra parte, guadagnando così tanti quattrini, ci sono quelli che tengono anche un piedino di qua e un piedino di là. Io non posso essere, per ovvie cose, perché ce n'ho uno solo di piede, però questo, però c'è gente, sì, c'è gente che sì, che lavora dalla parte buona, poi però cerca anche di qualcosa, di passarlo dall'altra parte per prenderci. Ci sono. Scuro. Ci sono. E però, cioè, le competenze sono le stesse, però appunto loro hanno visibilità perché riescono a... cioè, parte del prestigio di un ricercatore di oggi, no? Appunto anche quella di partecipare alle conferenze, di scrivere il paper, di avere il CVE, no? Sì. Cioè, l'azienda spesso campa anche con questo, no? Con la, con la pubblicità che gli deriva, che gli deriva anche dall'avere quel research che ti trova 5.000 CVE al giorno, no? Capito? E questo poi può essere utilizzato per rivenderti. Sì, dall'altra parte sta cosa non ce l'hai. È una cosa devastante, secondo me.
sì. questa cosa qua di non poter utilizzare sì. quello che hai fatto per poterti fare personal branding. Infatti esatto, quelli branding. Che fanno questo esatto, mestiere esatto. su LinkedIn esatto. nessuno mette il nome dell'azienda, profilo molto basso. Sì, no, io me ne sono sempre sbattuto, mi ci ho sempre messo tutto. Se guardi il mio LinkedIn c'è tutto. Sì, sì, sì. Ma ecco, immagino la risposta, come mai ti sei rotto le palle di Hacking Team? Non di Hacking Team. No, no, vabbè, Hacking Team è fallita. No, io fondamentalmente mi sono rotto i coglioni perché innanzitutto mi ero rotto i coglioni di lavorare poi nelle mie ultime esperienze lavorative ero capitato in un ambiente corporate e io cioè sono totalmente non riesco proprio a sopravvivere in un ambiente okay. corporate. Non fa per me. Però vabbè, questa sì, è una cosa, un altro mondo. Adesso facciamo un piccolo salto uh-huh. di qualche anno, nel senso che tu poi nel frattempo hai fatto altre esperienze e tutto quanto. Però è perché c'è tante domande a fare attorno a tutto il caso Hacking Team. Non è una cosa che succede spesso di avere chi ci ha lavorato dentro, chi l'ha vista dentro. Anche sì, se sì, tu sei arrivato in realtà sono arrivato sì nel 2016. Dopo. Sì, sono arrivato poco dopo. Appena dopo il problema. Sì. Si parla tanto di Hacking Team, di quello che è successo. Io so che il tuo punto di vista è diverso. Ci vuoi raccontare pregi e difetti di questa avventura surreale? Vabbè, allora, no, perché surreale? No, surreale per quando sono stati donati, quella parte surreale, ah, perché sì, c'è sì, nel senso, vabbè, è diventato poi c'è tutta la roba WikiLeaks, di tutta la roba di fantapolitica. Fantapolitica, lì, esatto. Sì. Però, anzi, prima della fantapolitica, cioè, com'era Hacking Team? Ah, Hacking Team per me è stato, io lo consideravo un punto di via, infatti quando io... seppi che Vincenzetti mi cercava, che tra l'altro si trova sulle mail di WikiLeaks, sì. che Vincenzetti già mi cercava nel 2012-13 può essere, e, però beh, io a quei tempi lavoravo a Aurelio, stavo bene, poi erano altri tempi. Quando poi finì in Verint, dopo l'acquisizione di T4i, poi ricevetti questa offerta da Vincenzetti che insomma non si poteva rifiutare economicamente tutto, e poi anche perché cioè, per me era un vanto stare in Hacking Team, cioè io la vedevo come cazzo, cioè è una persona, è vero che noi abbiamo iniziato questa cosa qui in Italia dei malware, insomma, di fare sto mestiere, però quello che l'ha reso veramente un mestiere è stato Vincenzetti. Cioè, cosa aveva fatto lui? Qual è stato il colpo di genio? Beh, è il colpo di genio e anche il motivo per cui poi sto lavoro è diventato impossibile da fare, quindi un po' due cose. Il colpo di genio è stato quello del fornire a chi effettuava le investigazioni una black box, che te premevi il bottone e succedeva tutto. Ok. No, con un'interfaccia grafica a Ganza, a quei tempi era fatta in Flash, quella di Hacking Team, e funzionava tutto senza. Mentre le nostre cose, quelle nostre di T4i, erano effettivamente tecnicamente erano molto più avanti, però dal punto di vista dell'usabilità erano completamente inusabili, okay. cioè servivamo noi per pilotarle, per... E lui è stato capace di industrializzare. Lui è stato, ha avuto la capacità... Ha reso user friendly. La capacità indubbia di... E ha creato poi un mestiere. Incredibile, sì. Perché ha... Sì. E vabbè, io quando sono arrivato è stato subito dopo il leak, qualche mese dopo, 7-8 mesi dopo il leak, inizio 2016 sono arrivato in Hacking Team. Perché tu sei entrato perché Hacking Team dopo il leak subito gli avevano rimosso la possibilità di poter esportare e vendere fuori. Sì. Poi gli viene ridato. E tu sei entrato nel momento in cui... Sì, credo di sì. Credo di sì. E stavamo riscrivendo praticamente RCS. Io, diciamo, avevo fatto un'architettura nuova per un tipo di agente, insomma, che erano cose che già, diciamo, avevo fatto in Verint, no? E poi l'ho riportate lì, delle funzionalità. A quei tempi c'era la registrazione VoIP, che
era fatta, diciamo, nella maggior parte di queste cose era fatta in una maniera un po' tipo catturavo questa applicazione, quella noi mi inventavo una maniera per catturare tutte le applicazioni, diciamo, in una maniera generica. Però ancora, diciamo, a quei tempi si campava senza le vulnerabilità, cioè iniziavano a essere, però non era ancora mandatorio per le vulnerabilità, e qui si arriva al te lo devo chiedere, perché sicuramente poi cioè ce lo stanno chiedendo tutti, ma non eri un po' preoccupato a lavorare con Vincenzetti dopo il leak, sapendo? No, me ne fregava un ma questo era quello di Valerino. Non... No, preoccupato tutti per quanti, te questo, più che altro, non tanto per quello che faceva lui. Boh, non so, perché magari Io prendevo un sacco di quattrini, cioè. No, io sarei stato preoccupato più che altro di lavorare con una persona che poteva essere magari, non so, tossica, pericolosa, nel senso come atteggiamento. Ma Vincenzetti a me mi ha portato in palmo di mano, cioè io, cioè, poi quello che è successo dopo, quello è un'altra cosa. E appunto è fila del fatto che Hacking Team e tutto quello che riguarda Hacking Team, compreso anche Vincenzetti, probabilmente doveva sparire in qualche modo. Però perché? Con me Vincenzetti si è sempre comportato in maniera esemplare. Certo, li servivo, quello sì, certo. Ma era in dubbio, sì, ma anche perché sì, però era... si è sempre comportato in maniera esemplare come Vincenzetti. E in quanti anni, quanti anni sei stato in Hacking Team? Fino alla fine, 2019. Sì, quindi sì, hai sì, fatto sì, tre anni. Sì, sì, 2019. E dicevo, il fatto del che sì, Vincenzetti ha avuto il pregio di rendere queste cose un vero e proprio mestiere, e quindi facendo il black box che qualcuno premeva il tasto e succedeva tutto, ha portato poi dall'altra parte a far sì che questo business model, che non è un business model, che si è rivelato non scalabile, perché la tecnologia andava avanti, la sicurezza andava avanti, è sempre stato più come si dice, è diventato sempre più importante l'attacco remoto che non l'installare le cose a mano. Le certe funzionalità diventavano proprio impossibili da implementare, o quantomeno funzionavano una volta sì, una volta no, mentre il modello Vincenzetti, il modello Hacking Team, che poi è diventato lo standard, invece diceva: bene, il cliente vuole questo, gli diamo questo. Okay. E piano piano diventava sempre più difficile, se non impossibile, fare quello che richiedeva il cliente. Okay. E queste società, ingrandendosi, all'interno di queste società, nei ruoli direttivi non venivano più messi persone che facevano quel mestiere, proprio che programmavano, sì, che facevano le cose, ma altre figure che erano ovviamente più adatti a una corporate, però che non sapevano come gestire una cosa del genere. Questi dicevano: il cliente vuole questo, bisogna dargli questo. Perché c'erano due velocità diverse, cioè nel senso c'era chi ragionava come il mondo del business e quindi accontentare, sì, e chi sapeva che mentre stavi pensando quello che devi fare la tecnologia era già andata troppo avanti. Era andata avanti e certe cose non le potevi proprio fare, o perlomeno che non si potevano più mantenere. Esatto, esatto, l'aspettativa era troppo alta. E questo poi ha causato, diciamo, tutto il circo che c'è oggi, no? Il fatto di pagare cose completamente unreliable, milioni, sì, che magari manco funzionano, oppure che funziona una volta sì e 20 no, no, però potrebbe funzionare, no, ma dai, ti facciamo lo sconto di un milione. Cioè, è veramente pesante lavorare in un ambiente del genere, e poi dici: basta, voglio costruire qualcosa, voglio mettere, cioè voglio, dicevo, 50 anni, quindi insomma lavorativamente la mia carriera sta andando, cioè il mio percorso lavorativo sta andando verso la fine fisiologica, no? È normale, sì, sì, certo, è normale, cioè, no? Uno inizia a 20 anni, no, certo. E voglio cercare di costruire qualcosa, è quello che voglio fare con me. Ma ce la farai sicuramente. Certo. Ce la farai sicuramente. No, beh, assolutamente. Anche perché con te, con CTO, figurati. E alcune domande
veloce, però dei dubbi sul tema Hacking Team. Cioè, tanta dietrologia sul chi ha onato Hacking Team. Chi è che voleva realmente che cadesse? Qualcuno a cui sono stati pestati i piedi. Corporate o altro? Qualcosa. Qualcosa a cui sono stati pestati i piedi. Credo, la mia idea è questa. Cioè, io non credo a una parola del... No. La mia idea è che semplicemente Hacking Team doveva scomparire. E perché? Perché erano stati pestati dei piedi. Ma quindi non era un tema etico, non era un tema... Era un tema puramente economico. Poi quando entra, come dicevo prima, no? Molti anche researcher si muovono per motivi ideologici. Sì. No? E questo non è un bene. Perché cioè, perdi un po' il cioè dire no, società, come io ho sentito dire da researcher molto rispettabili, di cui non posso fare il nome, che società come Hacking Team o simili non dovrebbero esistere perché sono una vergogna. Perfetto, poi quando salti in aria in aeroporto perché c'è uno con lo zainetto esplosivo che si fa saltare, muori te e famiglia, poi ne riparliamo, perché succedono queste cose, cioè non è fantasia, no, e oggi il modo per contrastare quelle cose è anche quello, non solo quello, ma anche quello. No, cioè ci vuole più controllo delle istituzioni, secondo te, nelle aziende che fanno... Sai, poi arrivi al fatto di chi controlla il controllore, quindi è un po'... Però non dovrebbe essere lo... Cioè, se il controllore fosse lo Stato... Esatto. Cioè, una società come Hacking Team, qual è il problema? Perché la gente ci ha avuto con Hacking Team? Cioè, il morale della favola... Non gli frega niente a nessuno che Vincenzetti fosse... una persona con un ego, tanto sai quanti ce ne stanno. Il problema di Hacking Team non è stato come dire, cioè non era Vincenzetti il problema di Hacking Team. Il problema di Hacking Team, quello che la gente li accusava, era di venderlo a paesi non super democratici. Ma in realtà ora io francamente non mi ricordo bene come andarono le cose, però io credo che quando li hanno venduto, quando hanno venduto al sud, cos'è, non c'era un ban. Non mi ricordo bene. No, è quello che dice la gente, che anche se non ci sono dei bandi, quello che dice la gente, ti ripeto, cioè, no, è la questione etica, quella, diciamo. Quella è ideologia, e l'ideologia, poi ti ripeto, lasciamo perdere, perché poi c'è la gente che da una parte dice quello, poi dall'altra, no? Sappiamo benissimo. Sì, no, assolutamente no, però tolto quelli che vivono in una logica di schizofrenia da questo punto di vista, però gli altri dicevano che in team il problema era questo qui, invece tu questo problema tu non l'hai mai visto, dicevi noi facciamo questo e chi compra, a meno che non ci sia un ban, noi vendiamo. Ma certo, ha senso, no? Che ne so, boh, chi produce le pistole, dei fucili da caccia, sì, per dire, anche quello puoi utilizzare per ammazzare qualcuno, per cioè è un po' è vero, come stavo dicendo prima, è vero che sono cose equiparabili alle armi oggi, però alle armi perché possono essere utilizzate per danneggiare qualcuno, quantomeno dal punto di vista mediatico, che ne so, esponendo tutti i suoi messaggi, fotografie, cose. Possono essere utilizzate anche come armi vere e proprie, vere e proprie, se cioè vediamo quelli malware che targettizzano, per dire, protocolli industriali, quello. Però sì, è vero, hanno bisogno di essere regolarizzati, però tanto non scamperai mai alla cosa di chi controlla il controllore. Ci vuole semplicemente buonsenso, credo. Buonsenso, purtroppo però, essendoci in mezzo così tanti quattrini, comunque io veramente è un periodo della mia vita che mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha permesso di fare economicamente, di stare bene, tutto il resto, però non lo consiglierei mai. Cioè, se volete lavorare nella security, lavorate con loro, con un'azienda, guarda, venite in Mentat, esatto, venite, però lavorare per quella roba lì no. Oggi no. Ma non per un motivo etico, perché proprio comunque c'è ancora questa cosa in alcuni tipi di aziende, e è meglio che non faccio nomi, c'è ancora la cosa, no, ma il cliente ha detto così, il cliente vuole questa cosa in questa maniera, no, ma ce l'ha anche la concorrenza.
cioè, certe cose o le fai come si possono fare o non le fai. Giusto. Non si possono più fare certe cose, non funziona più di avere il telefono che lo guardi e si infetta, oppure che tieni tutto il giorno il microfono del telefono acceso, cioè il telefono ti prende fuoco e non funziona più, non è più fattibile, non è più sostenibile. Quindi, e qual è il futuro? Anzi, delle domande futuro, a brucio, perché futuro, stiamo andando lunghi, però futuro, la ricerca credo in Zero Day come sarà il futuro, nei prossimi anni? Secondo me quello che io auspicherei per questo mercato sarebbe veramente che non ci fosse proprio più questa esigenza, semplicemente c'hai una master key che l'azienda Apple, Google, quant'altro, dietro richiesta ovviamente di un'indagine, cazzo, ti dà la master key e te ti leggi tutto quello che c'è nel telefono e il computer e questo, basta. Finito. Semplice. Questa secondo me è la soluzione, toglierebbe tutto questo mercato tossico degli zero day, cioè è un circo, poi è un circo, cioè se vediamo anche il Pont One, tutte quelle robe lì, cioè ti danno centinaia di migliaia di dollari perché fai apparire calc. Sì. Cioè non è che se esegui calc, che è un binario che già c'è sulla macchina, hai chissà quali permessi, magari esegui calc, però non puoi fare connessioni, non puoi fare... Che cazzo mi significa che paghi una persona quanto magari un'altra persona guadagna in 20 anni di vita e anche più perché hai fatto apparire calc? Sì. Cioè, ragazzi, dai, è un circo, questo è. Cioè, ben venga la security per rendere le infrastrutture più sicure, per adottare delle policy di sicurezza che... Sì, non è più sicuro. Però, c'è una domanda talmente ma il circo alta di il questa circo cosa delle che... vulnerabilità, veramente... Sei il primo che ne parla così. Perché mi sono semplicemente rotto i c***i. Sei anche il primo che ne ha lavorato che ne parla, ecco. Cioè, c'è anche da dire questa perché roba mi sono, perché mi sono rotti i c***i, cioè un ambiente drogato, che io definisco drogato proprio. Ci sono entrati troppi soldi, certo. Sono nostri amici che fanno ricerca di zero day, però per aziende magari americane, per aziende... Sì, ma ricerca di zero day per usarli, perché quella roba lì per usarla è una cosa, per scrivere il paper è una... Allora, quando ti fai ricerca di zero day per usarli, no? Te poi quelle robe lì devi mettere in condizioni qualcuno... Beh, le devi weaponizzare. Di utilizzarli. Certo. Cioè, mentre quando te fai ricerca di zero day per provare una vulnerabilità, te quando hai provato che la vulnerabilità c'è, ci scrivi il paper, finito, fine. Basta, passi a un'altra. Certo. Cioè, il lavoro di chi... di chi fa questi lavori dove si utilizzano le vulnerabilità... Inizia quando te l'hai trovata la vulnerabilità e è la morte quello. Mentre l'altro hai trovato la vulnerabilità, bene, ti prendi il bounty, finisce e passi altro. Cioè, e poi soprattutto neanche puoi pubblicizzarla sta cosa. Ma che cazzo di lavoro? Cioè, sì, è vero, pubblicizziamo qualcosa. Cioè. Qual è la tua sfida per il futuro? Cioè, cosa stai facendo ora? Gulp. Sì. Si chiamerà il nome del terno è Gulp. Sì, è un tool per l'incident response che avrà un'interfaccia grafica abbastanza innovativa. Sarà una cosa tipo Splunk con tutti i plugin per i vari source, contiamo di supportare anche protocolli industriali e nella nostra visione permetterà di fare più velocemente di come si fa con i tool attuali l'incident response, quindi correlare log, mettere in relazione log, trovare... Fantastico, non vediamo l'ora di provarlo. Bello. Allora, esatto. Appena è pronto. Sì. Direi il nostro che... pane quotidiano.
ti abbiamo veramente spremuto tanto. Ah no, figurati, vale. No, grazie. È stato ganzo, poi vabbè, ora troverò le teste di cavallo nel letto. Esatto. Sì. Ma noi bippiamo tutto. Sì, sì, sì. E, no, cioè, è stato veramente iperilluminante perché hai fatto vedere, è come quando fanno... Adesso beh, noi ringraziamo qui perché siamo da 101%, che è una società di gaming che ci sta ospitando, è come quando fanno quei reportage sul mondo delle società di sviluppo di videogiochi, che tutti quanti vedono la parte figa e poi non vedono il burnout, tutti i problemi che ci sono che dietro. Burnout, proprio il, quello, fatto... quello che è successo a me è stato proprio un burnout, che ho detto basta, mi sono rotto i c***i, basta. Via. Cioè, e sì, ora sì, si aprono, no? Esatto, era sì, fatta comprensibile. Di sviluppo, sì, esatto, e di esatto, divertimento. Esatto, esatto. Noi ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo. Ci siamo divertiti grazie tantissimo. A voi, grazie. Grazie a voi. E vi aspettiamo 12 giugno a chi sarà a Torino con noi. Grazie. Comunque, grande. Eccoci. Piaciuto? Tantissima bello. Roba. Guarda, molto bello. Guarda, veramente sei... cioè, a parte che mi hai spaccato davvero tantissime volte.